Anche a Brindisi l'Inner Wheel Club, protagonista su proposta del presidente internazionale della giornata dedicata alla donna, dal titolo Papilloma Virus e la vaccinazione come forma di prevenzione. Un progetto che vede protagonisti gli studenti del liceo Marzola Leo Simone Durano di Brindisi e San Vito dei Normanni, del liceo statale scientifico e classico Giuseppe Moscati e dell'istituto Don Milani Partini di Grottaglie. È proprio un'informazione che si deve fare con i ragazzi, è l'unico modo che era quello di farlo nelle scuole, in modo che tutti sappiano che cosa vanno incontro. È un problema molto importante perché i ragazzi sono impreparati a queste cose. Io penso, non so se le famiglie hanno il potere di dirglielo ai ragazzi che c'è bisogno di fare questa vaccinazione, che è una cosa molto importante. Spiegare ai giovani come si infetta del papillomavirus, che cos'è il papillomavirus, spiegare la vaccinazione è senz'altro un momento molto importante. Ma la cosa più importante qual è? Che dopo questo intervento, dopo questo nostro convegno, ci saranno anche del materiale didattico che sarà donato dall'Inner Wheel Brindisi Carpe. Un'occasione di prevenzione e formazione, alla quale ha preso parte, in collegamento da Roma, anche il sottosegretario alla salute Sileri. Credo che l'educazione sanitaria debba essere in maniera inserita nel percorso formativo. Educazione sanitaria che ovviamente a seconda del grado della scuola può offrire diciamo, non solo conoscenza, ma anche soluzioni future, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, ma può dare un qualcosa in più. È un'occasione per spiegare diciamo, a coloro che sono più giovani l'importanza del nostro Servizio Sanitario Nazionale.